serata, la seconda serata sul Misericordia e Vita, che sono diciamo gli appuntamenti che la Chiesa Cattolica ha pensato per questo anno pastorale. Questa sera abbiamo con noi Franco Miano e Giuseppina Di Simone, i coniugi che via della Chiesa Cattolica conosce molto bene, visto che Miano è stato presidente della Chiesa Cattolica per 6 anni consecutivi. E Giuseppina penso abbia supportato suo marito in questo supportato in questo periodo, e però li abbiamo chiamati questa sera soprattutto perché diciamo hanno avuto un'esperienza particolare, oltre ad essere famiglia, quindi si possono parlare di misericordia e famiglia, hanno avuto l'esperienza di essere diciamo collaboratori e segretario del sinodo dei vescovi che si è svolto in ottobre. Quindi, oltre a parlarci magari anche un po' del sinodo, soprattutto ci parleranno un po', ecco, di questo tema di misericordia e famiglia. Quindi io vi invito, insomma, a preparare per iniziare la discussione. Sono ambedue molto preparate sull'argomento, quindi dopo magari se abbiamo delle domande iniziate a pensarle, a proporle per dopo. Grazie. Buonasera a tutti, sono particolarmente contento insieme a Pina di essere qui questa sera, di ritornare ad Imola. Grazie ad Anna, a Roberto, a tutti quanti voi per questo invito. Noi siamo stati sia al Sinodo straordinario dell'ottobre 2014 che al Sinodo ordinario che si è celebrato nello scorso ottobre 2015. Per noi è stata un'esperienza molto bella, un'esperienza di grazia, ed è per questo che accettiamo volentieri di poterne parlare, di poter condividere con gli amici dell'Azione Cattolica, ma non solo, diciamo, con le famiglie, con tutte le persone a diverso titolo impegnate nella vita della Chiesa. Accettiamo di metterci a disposizione per poter discutere insieme, riflettere, perché l'esperienza di questi due sinodi, di questo cammino sinodale che ha visto anche una lunga fase di preparazione, poi una fase intermedia di preparazione tra i due sinodi, si attende a breve, probabilmente appena dopo Pasqua, comunque tra qualche mese al massimo, l'esortazione apostolica di Papa Francesco che raccoglie e completa questo percorso. Per questo, diciamo, avendo ricevuto questo bel dono di poter insieme partecipare al Sinodo, collaborare allo svolgimento di questo momento bellissimo della vita della Chiesa, allora ecco, ci siamo messi a disposizione per poterne parlare anche in giro. E in questo senso, per poterne parlare anche per dire prima di tutto raccontare, sottolineare che il Sinodo è stato veramente un momento di grazia. Certamente, come tutto ciò che appartiene anche alla ricerca comune delle persone, quindi anche dei padri sinodali, in questo caso una ricerca fatta alla luce dello Spirito, certamente un momento non privo di fatica e di difficoltà, ma perché a tema c'era e c'è la vita della famiglia, o per meglio dire la vita delle famiglie oggi nella complessità di questa realtà, ma nello stesso tempo nella certezza che la famiglia rappresenta un dono grandissimo per la vita dell'umanità e che l'annuncio del Vangelo della famiglia rimane un compito fondamentale per la Chiesa. E da questo punto di vista la prima considerazione che vorrei proporre io in questa parte iniziale dell'intervento, prima di dare la parola a Pina, è veramente sottolineare questo. Lo scopo del Sinodo era ed è annunciare, raccontare la bellezza del Vangelo della famiglia, raccontare nuovamente che è possibile vivere belle, significative esperienze di famiglia pur attraversando le difficoltà della vita. Questo va detto perché molte volte si è parlato anche del racconto del Sinodo più di alcune questioni
politicamente anche affrontate, e questo ha oscurato il dato fondamentale che sta a cuore molto al Papa, evidentemente, riuscire ad essere a fianco delle famiglie di oggi, di tutte le famiglie, nessuna esclusa, delle famiglie tra virgolette più forti, delle famiglie più fragili, riuscire ad essere a fianco di tutti, nelle situazioni più felici come nelle situazioni più difficili. Questo era lo scopo del sito, continuare a ribadire questo e rilanciarlo a misura dell'oggi. E fondamentalmente già questo ci fa entrare nel tema misericordia e famiglia. L'impegno fondamentale del sito è stato ribadire il valore da parte della Chiesa e quindi anche di noi tutti, il valore di un accompagnamento, il valore di un essere a fianco, la necessità di creare esperienze vive in cui ciascuno, ciascuna famiglia e ciascuna persona possa sentirsi accolto nonostante la sua situazione, ma anche a partire dalla sua situazione di vita. Quindi questa è la prima considerazione che vorremmo trasmettervi. Un'esperienza che ha ribadito l'amore della Chiesa per la famiglia. Quell'amore che tante volte si è visto giustamente in una difesa di certi valori, e questo è naturalmente un fatto sempre opportuno, ma sappiamo anche che molte volte la difesa del valore della famiglia in quanto tale ha bisogno di accompagnarsi e di farsi vedere all'opera, nelle esperienze di vicinanza, nelle esperienze di integrazione, nelle esperienze di accompagnamento. E in questo senso allora la sottolineatura del valore di questa esperienza cade in modo particolare proprio quest'anno della misericordia, che naturalmente il Papa ha voluto in stretta continuità con il Sinodo, come è noto e come è evidente per tutti, e nella sottolineatura iniziale che vorrei proporvi della reciprocità tra Chiesa e famiglia. Non possiamo noi, come soggetto ecclesiale, parlare di misericordia e famiglia senza partire da questo elemento, la reciprocità tra famiglia e Chiesa. La Chiesa è un bene per la famiglia è un bene per la Chiesa. Dove questa affermazione si fa concreta? E si fa concreta anche proprio nell'esperienza, per esempio, di comunità parrocchiali vive, perché parlare di misericordia vuol dire anche, prima di tutto, parlare di soggetti concreti, di persone concrete, di esperienze concrete. Il Papa ha sempre ribadito, leggo una citazione, la famiglia e la parrocchia sono i due luoghi in cui si realizza quella comunione d'amore che trova la sua fonte ultima in Dio stesso. Si può parlare di misericordia e famiglia per noi impegnati a diverso titolo nella vita della Chiesa se pensiamo alla vita della Chiesa in questo senso. La famiglia e la parrocchia sono luoghi in cui si realizza quella comunione d'amore che trova la sua fonte ultima in Dio stesso. Sono sempre parole del Papa, ma Chiesa davvero, secondo il Vangelo, non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse, qua riconoscete subito il modo pure di parlare del Papa, non si devono chiamare chiese. Si devono chiamare musei. Tutti dobbiamo essere consapevoli che la fede cristiana si gioca sul campo aperto della vita condivisa con tutti. La famiglia e la parrocchia debbono compiere il miracolo di una vita più comunitaria per l'intera società. Dunque, ecco il primo gruppo di considerazioni. Si può parlare di misericordia e famiglia per noi partendo da un contesto molto concreto, il contesto delle esperienze in cui viviamo. La parrocchia, se la parrocchia diventa casa accogliente e se parrocchie e famiglie riescono ad integrarsi sempre di più, questo significa compiere il miracolo di una vita più comunitaria per l'intera società. Il riferimento alla famiglia infatti non è mai un riferimento
famiglia è un soggetto sociale, la famiglia è una risorsa fondamentale per la vita della Chiesa e per l'intera società. E in questo senso è importante, da questo punto di vista, superare anche nell'ambito di una visione pastorale, superare quel funzionalismo pastorale che troppe volte caratterizza la vita delle nostre comunità e più in generale la vita pastorale. Voglio dire questo, che il Sinodo ci ha dimostrato con forza, pur tra tanta fatica e contraddizioni che naturalmente non sono mancate, il valore del camminare insieme. Sinodo è camminare insieme, questo significa fondamentalmente. E questa esperienza di persone, vescovi, di tante parti del mondo, questa esperienza di una Chiesa universale che tutta tiene alla famiglia in quanto tale, questo sforzo di arrivare all'elaborazione di un testo, la Relatio Sinodi, che alcuni di voi avranno potuto leggere e che si costituirà comunque un riferimento fondamentale per l'esortazione apostolica che ci sarà da parte di Papa Francesco, questo sforzo di costruire insieme questo testo finale nasce dall'idea di camminare insieme. Solo se creiamo delle comunità accoglienti, capaci di essere attente alla vita di tutte le famiglie, si supera quel funzionalismo pastorale per cui la comunità molto spesso diventa esclusivamente il luogo dei servizi che si rendono. Importanti naturalmente, ci mancherebbe altro, però senza anima alcune volte. Il luogo dei servizi semplicemente. E allora superamento di una visione funzionalista della pastorale porta all'idea di una comunità casa accogliente in cui tutti, in un modo o in un altro, possono sentirsi accolti, appunto. E se Sinodo vuol dire camminare insieme alle nostre comunità, è chiesto di camminare insieme e alle famiglie di diventare soggetto dell'evangelizzazione e non oggetto semplicemente. Questo è un punto importante anche per comprendere poi il senso di questo passaggio fondamentale legato al Giubileo, al tema della misericordia. Se le famiglie tutte, ciascuna così com'è, le famiglie cristiane non si avvertono come soggetto dell'evangelizzazione, continueremo semplicemente come comunità parrocchiali, diocesane, come Azione Cattolica, come altri movimenti, a pensare delle iniziative per le famiglie. Sono sicuramente importanti, però abbiamo sempre più bisogno di famiglie che si sentano pienamente corresponsabili dell'annuncio del Vangelo e pienamente corresponsabili di quel racconto della bellezza dell'essere famiglia che è il racconto di un grande dono ricevuto. In questo senso famiglie soggetto e non oggetto semplicemente. Troppo nella vita della Chiesa c'è l'oggetto di una cura, che è importante, ma è importante anche che sempre più persone, sempre più famiglie siano consapevoli dell'essere invece soggetto attivo all'interno della vita della Chiesa per una testimonianza cristiana, e questo certamente è un tema che ci richiede una conversione pastorale. E il primo elemento di questa conversione è sicuramente caratterizzato dal tema dell'ascolto. Non si può parlare di misericordia e famiglia senza attribuire una essenziale centralità alla questione dell'ascolto. L'ascolto è uno stile di vita, prima di tutto. Non è solo esperienze concrete che si realizzano benemente, centri di ascolto, altre esperienze che nelle comunità ci sono. L'ascolto è un'attitudine nuova che deve caratterizzare la vita delle comunità. Sinodo è stato un camminare insieme che è stato prima di tutto una bella, anche faticosa esperienza di ascolto reciproco, una lunga esperienza di ascolto reciproco, e l'ascolto rimane essenziale per comprendere il rapporto tra misericordia e famiglia. Come si potrà essere al fianco della vita di una famiglia, di delle famiglie delle nostre comunità, di quelle famiglie ci sono vicine ma di cui non sempre conosciamo vita, situazioni, perché comunque facilmente ci chiudiamo e sappiamo bene che esiste l'individuo
l'individualismo dei singoli ed esiste anche l'individualismo delle famiglie. Come può crescere tutto questo senza un di più di ascolto? Quando si parla di conversione pastorale, l'ascolto rappresenta un'attitudine fondamentale, rappresenta quell'attitudine che veramente può portare ad un cambiamento di mentalità, se è un ascolto reale, se è un ascolto nel quadro di una fraternità, se è l'ascolto nel quadro di una relazione. C'è conversione pastorale se c'è una dimensione crescente di ascolto reciproco e di ascolto delle esperienze della vita. Questo dice moltissimo per il rapporto tra le famiglie e dice moltissimo anche per la capacità di affrontare anche in questo momento, anche le situazioni particolari che ci sono nella vita delle famiglie, le tante situazioni particolari che ci sono nella vita delle famiglie di oggi. Un ascolto per un discernimento, non un ascolto fine a se stesso, un ascolto per un discernimento. Perché naturalmente quell'ascolto, che è l'ascolto di Dio e dei fratelli, che è l'ascolto della parola, è l'ascolto della storia, che è l'ascolto delle situazioni della vita, della voce del Signore che passa in tutte le dimensioni della vita, quell'ascolto ci provoca, non può essere un ascolto che ci lascia passivi, ed è un ascolto che ci spinge al discernimento, ci pone delle domande, ci pone degli interrogativi e chiede sostanzialmente, con l'aiuto della parola, con l'aiuto della vita della Chiesa, di poter discernere nelle situazioni. Il Sinodo ha insistito moltissimo su questa dimensione del discernimento, che non è un esercizio intellettuale, o almeno non è primariamente un esercizio intellettuale. Il discernimento è un esercizio spirituale, che però è di quelle dimensioni spirituali profonde che ci chiedono di interrogarci e di metterci in discussione. Il discernimento è discernimento della vita ed è discernimento che provoca alla responsabilità e alla corresponsabilità. Un discernimento che sia semplicemente un salotto, un esercizio così di mera discussione, non è un discernimento, un esercizio adeguato di discernimento, né personale né comunitario. Dall'ascolto vengono fuori provocazioni. Queste provocazioni ci spingono a pensare, a riflettere, a meditare, ad interrogarci con l'aiuto del Signore. E queste provocazioni ci spingono a rispondere, ad esercitare appieno la nostra responsabilità. La vita delle famiglie oggi ha bisogno di questa cura e di questi passaggi, ad esercitare la nostra responsabilità e ad esercitare la nostra corresponsabilità come comunità cristiana. Ogni famiglia ci sta a cuore e noi sappiamo quanto abbiamo da crescere dal punto di vista di una solidarietà tra le diverse famiglie. Quanto abbiamo da crescere dal punto di vista di quelle esperienze di vita comune, di vita solidale, che consentono nella quotidianità di cogliere il valore vivo della responsabilità e della corresponsabilità. Ecco, io volevo, prima di passare la parola a Pina, riassumere così questo iniziale intervento, ben poi disponibile alla discussione. Il tema del rapporto tra misericordia e famiglia richiede a tutti quanti noi un approccio diverso dal punto di vista pastorale. Non guardare alle famiglie come un oggetto, ma guardare le famiglie come un soggetto vivo, un soggetto vitale, pur nelle situazioni più varie con cui oggi facciamo i conti. E richiede alle famiglie cristiane di sentirsi sempre più soggetto dell'evangelizzazione e non oggetto. Richiede alle famiglie cristiane un di più dal punto di vista dell'ascolto, che porti al discernimento e che porti all'esercizio di responsabilità.
responsabilità e di corresponsabilità. Per questo invito, anche io sono molto contenta di essere qui stasera con voi. E mi riaggancio alle cose dette da Franco, partendo dalla lettera che ci avete mandato voi per spiegarci il senso anche di questa iniziativa, il taglio che volevate venisse dato. E in questa lettera si scriveva: partiamo dalla realtà, dai luoghi della nostra vita quotidiana, famiglia, parrocchia, città, per leggervi con le lenti della misericordia. Sono i luoghi in cui siamo chiamati a crescere nella nostra identità laicale e associativa, luoghi in cui è già presente, sotto varie e spesso inaspettate forme, la misericordia. Imparare a leggere nella presenza, riconoscerne i limiti che noi stessi per primi costruiamo attorno, nelle relazioni in particolare, per saper trovare nuove strade, per far crescere insieme il bene presente e suscitarlo laddove sia debole. La prospettiva allora nella quale avete pensato dovessero opporsi questi incontri è quella di una riflessione sulla vita. Partire dalla vita, partire dalla realtà dei luoghi della vita quotidiana, per leggerli con le lenti della misericordia, perché in questi luoghi è già presente la misericordia. Occorre allora imparare a scorgerne la presenza per far crescere insieme il bene presente e per suscitarlo dove può trovare difficoltà, dove può sperimentare e dove sperimenta di fatto debolezza e fragilità. Ecco, credo che questa sia una prospettiva quanto mai opportuna quando si parla della famiglia e quando si parla di misericordia e famiglia. Non si tratta di comporre insieme due idee, non si tratta di articolare un ragionamento sulla base di premesse teoriche, un ragionamento che sia un ragionamento logico. Si tratta di imparare a leggere la vita, di imparare a leggere quello che noi sperimentiamo, l'esperienza di tutti i giorni, con le sue fragilità, con le sue contraddizioni, con le sue fatiche, ma anche con la sua incredibile bellezza. E vedete, questo è esattamente quello che si è cercato di fare al Sinodo. Se prendete in mano la relazione finale del Sinodo sulla famiglia, potete rendervi conto che lì si parla della famiglia in un modo nuovo, con una freschezza che sorprende soprattutto in alcuni passaggi. È il Vangelo della famiglia, quello che viene annunciato con grande intensità, con grande chiarezza, ma è il Vangelo della famiglia che è quello che da sempre la Chiesa annuncia, che la Chiesa non si è mai stancata di annunciare. Il Vangelo della famiglia è detto guardando alle famiglie, è detto tenendo davanti la vita delle famiglie, anzi partendo dalla vita delle famiglie, lasciando che a parlare in qualche modo, che ad annunciare questo Vangelo sia la vita stessa delle famiglie, che viene ripercorsa nella relazione, nel documento finale del Sinodo, con un'intensità incredibile e con l'attenzione a considerare tutte le dimensioni, tutti gli aspetti della vita della famiglia. È molto significativo notare, per esempio, il fatto che non si parla soltanto del matrimonio. Noi siamo portati in genere immediatamente, quando parliamo di famiglia, gli sposi, il matrimonio e poi da lì tutto il resto. Chiaramente ha una indubbia centralità la riflessione relativa al matrimonio, l'annuncio relativo al matrimonio cristiano, ma parlare di famiglia vuol dire non parlare soltanto di marito e moglie, vuol dire parlare delle relazioni che fanno la vita della famiglia. Dentro la famiglia ci sono gli sposi, ci sono i figli, e poi ci sono i nonni, e poi ci sono gli zii, i cugini. Dentro la famiglia ci sono anche persone non sposate, perché tutti facciamo parte di una famiglia.
e anche le persone che non hanno, che non si sono fatte una loro famiglia, fanno parte della famiglia, hanno la famiglia, e in questa famiglia sono comunque coinvolti, per questa famiglia molte volte si spendono, in questa famiglia molte volte hanno un ruolo anche importante, che molte volte viene trascurato. Allora, si è famiglia e si fa parte di una famiglia per il fatto di esserci, perché tutti siamo nati da una famiglia e tutti ne siamo parte, e tutti abbiamo una responsabilità in ordine alla vita della famiglia. Tutti ci sentiamo pienamente coinvolti quando si parla di famiglia. Quando si parla di famiglia parliamo di qualcosa che ci tocca nel profondo, perché è qualcosa che è parte di noi, è qualcosa che ci portiamo addosso, la nostra storia familiare, no? E che ci segna in maniera profonda, quello che ci segna in maniera profonda, che ha un posto determinante nella nostra storia, nella nostra stessa identità, nel nostro modo di essere, sono proprio le relazioni vissute all'interno della famiglia, sono quelle che plasmano la nostra umanità. È lì che facciamo l'esperienza fondamentale di che cosa vuol dire, essere in relazione, di che cosa vuol dire essere persone, essere capaci di relazione, vivere la bellezza e la fatica della relazione, che appunto è qualcosa senza di cui la nostra umanità non si dà, ciò attraverso cui si costruisce giorno dopo giorno la nostra umanità. E allora nel sinodo quello che si è cercato di far emergere è il fatto che il Vangelo della famiglia, come dicevo già prima, è annunciato dalla famiglia stessa, anzi è annunciato dalle famiglie, dalla concreta storia delle nostre famiglie. Perché la famiglia appunto non è un'idea, non è un'astrazione. E non esiste la famiglia perfetta, per cui quando diciamo che ad annunciare il Vangelo della famiglia, ad annunciare il Vangelo, potremmo dire in maniera più ampia, sono le nostre famiglie, non vogliamo parlare di famiglie perfette, di famiglie ideali, parliamo delle nostre famiglie nella concretezza, nella normalità della loro quotidianità, nella fragilità anche di questa quotidianità. Famiglie che fanno fatica ad andare avanti molte volte, famiglie nelle quali si litiga, famiglie nelle quali non sempre riusciamo a capirci, famiglie nelle quali facciamo una gran fatica appunto a costruire le relazioni così come noi le vorremmo, e tante volte avvertiamo anche l'inadeguatezza, avvertiamo ciò che manca, avvertiamo la nostalgia, avvertiamo che c'è ancora tanto da fare ma che ci mancano molte volte le forze, avvertiamo la contraddizione, la resistenza. Queste famiglie sono quelle che annunciano il Vangelo. Non sono soltanto quelle che sono chiamate ad annunciarlo, ma sono quelle che già l'annunciano. Perché il Vangelo è parola di vita, è la vita che viene da Dio, è la vita che viene da Dio ed è la vita di cui viviamo ed è la vita alla quale siamo chiamati, è la vita che desideriamo, è la vita alla quale aspiriamo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro essere. Il Vangelo è parola di vita ed è parola di una vita che è in radice comunione, è parola di una vita che aspira ad essere, che tende ad essere, che può essere vita di comunione, perché è chiamata ad essere vita di comunione. Noi veniamo dalla comunione di Dio, dalla comunione che è Dio, e questa comunione è il respiro della nostra vita. E questa comunione è la pienezza della vita alla quale aspiriamo. La nostra umanità è un'umanità che si costruisce attraverso le relazioni, perché noi veniamo dalla relazione, perché siamo tessuti di relazione da cima a fondo. E la relazione, le relazioni che fanno la nostra vita, tendono alla comunione, perché nella comunione è la verità della nostra umanità. Nella comunione è la pienezza della vita, quella alla quale aspiriamo, quella che desideriamo. E nella famiglia noi sperimentiamo relazioni che sono orientate alla comunione, relazioni che dicono, che attestano il desiderio, la possibilità
della comunione, l'attenzione alla comunione. Nel sinodo qualcuno ha detto che la famiglia esprime l'indistruttibile fiducia di Dio nella capacità dell'uomo di vivere, degli uomini di vivere in comunione. Per questo la famiglia è essenziale all'annuncio del Vangelo. Per questo l'annuncio del Vangelo passa attraverso la vita delle famiglie. Ed è nella vita delle famiglie che possiamo sperimentare anche quello che il Papa dice nella bolla di iniezione dell'anno santo della misericordia. La misericordia è la legge fondamentale dell'uomo. È la legge fondamentale che è scritta nel cuore di ogni uomo ed è la legge fondamentale per la realtà di ogni uomo. Potremmo dire che è la legge che è scritta dentro di noi, la misericordia. Potremmo dire, spingendoci un po' oltre, un po' avanti, che non soltanto la misericordia è il nome di Dio, ma la misericordia è il nome dell'uomo, è il nostro nome. Noi siamo fatti per questo. Siamo fatti per questo. Tant'è vero che come studi di carattere sociologico e psicologico attestano, quando viviamo comportamenti misericordiosi, siamo più felici. La misericordia fa bene. La misericordia non è soltanto il fare il bene, ma la misericordia ci fa bene, ci fa stare bene, nonostante tutta la fatica, la difficoltà che comporti. Perché? Perché è nella misericordia che troviamo noi stessi, che ritroviamo noi stessi. La misericordia è come luce nella quale ritrovarsi, nella quale ci è data la capacità, la possibilità di riconoscerci, di ritrovare quello che siamo veramente. Non solo quello che possiamo essere, ma quello che siamo veramente. E la famiglia è il luogo in cui apprendiamo l'arte della misericordia. La famiglia è casa di misericordia. La famiglia è scuola di misericordia. La famiglia ha bisogno di essere guardata con misericordia. E la misericordia di cui ha bisogno la famiglia, lo sguardo di misericordia di cui ha bisogno la famiglia, è uno sguardo che sa riconoscere il bene che c'è, voi dicevate, il bene che è presente, che va colto, che va fatto emergere. E lo sguardo misericordioso che la Chiesa rivolge alla famiglia non è lo sguardo che copre i limiti, che copre le miserie, o le nasconde, o le cancella, ma è lo sguardo che prima di tutto sa riconoscere il bene che c'è nella vita delle famiglie. Il Papa ha detto addirittura che, e non è l'unico a dirlo, che bisogna imparare dalle famiglie, che la Chiesa impara dalle famiglie, che la Chiesa impara dalle famiglie la grammatica dell'umano, è quello che dicevamo prima, no? Quindi, prima di tutto, riconoscere il bene. La famiglia ha bisogno di uno sguardo di misericordia, ma quelli che dovrebbero rivolgere uno sguardo di misericordia alla famiglia, alla vita delle famiglie, siamo anche noi, non è soltanto la Chiesa, perché molte volte noi per primi siamo portati a vedere quello che non va. Noi per primi siamo portati ad arrenderci o a provare timore rispetto a quello che non va. Pensate un po' anche alla difficoltà che vivono i giovani nel fare delle scelte che siano scelte serie, scelte definitive. Il coraggio manca molte volte, al di là poi delle condizioni oggettive che rendono difficile poi il venire fuori di questa decisione, il prendere corpo di questa decisione. Manca il coraggio, ma perché molte volte siamo noi adulti per primi a trasmettere una visione della famiglia, una percezione della famiglia pesante, pesante. La fatica è soltanto quella, le difficoltà è soltanto quelle. Forse lo sguardo di misericordia di cui hanno bisogno le nostre famiglie deve essere prima di tutto il nostro sguardo. Dovremmo provare a lasciar cadere il velo dell'abitudine, a lasciar cadere quella sorta di
copertina. Quel velo che copre lo sguardo, no? E che è determinato dall'adattarsi a logiche correnti, no? Dal ripetere magari frasi fatte, oppure dal non riuscire a vedere al di là di quello che in maniera immediata fate. E saper vedere invece, e saper riconoscere, e saper avvertire dentro di noi, perché questo è il problema. Il saper vedere è un saper ascoltare, come diceva Franco, ma un saper ascoltare che è un saper avvertire interiormente. Cioè dovremmo veramente riuscire a ritrovare il senso della meraviglia, il senso della meraviglia, il senso della bellezza, della meraviglia, della commozione profonda per quello che nella vita delle nostre famiglie comunque c'è. Continua ad esserci, al di là di tutto, nonostante tutto, talvolta anche nella forma della nostalgia, ma che c'è, che continua ad esserci. Le nostre famiglie sono un vero e proprio miracolo. Come tali forse dovremmo riscoprirle. Sempre al sinodo qualcuno di padre sinodale ha detto: sì, ci sono tante sfide che oggi le famiglie vivono, tante sfide alle quali la Chiesa è chiamata a rispondere, sfide relative appunto alla realtà della famiglia, ma non dimentichiamo che la famiglia è la sfida di Dio, che la famiglia è la più grande sfida, è la sfida di un amore che si fa dono, è la sfida della possibilità del convivere della differenza e dell'appartenere ad altri, come dice il Papa dell'Evangelii Gaudium. La sfida. Le famiglie continuano a tenere in vita il mondo. Le famiglie continuano ad essere la forza che tiene in vita il mondo. E le famiglie, e la famiglia, e la forza della famiglia, e la sua capacità di amare. Ed è a partire da questa capacità di amare che possono essere considerate anche le fragilità che sono presenti nella vita della famiglia. Perché si legge ancora nel numero 10 della Relazio Sinodi: una famiglia, per quanto ferita sia, può sempre ricominciare dalla capacità di amare. E questo è un vero e proprio miracolo, no? E questa è la grandezza, la bellezza delle nostre famiglie. Allora dobbiamo imparare ad avere verso la nostra famiglia, verso la famiglia della quale siamo parte, questo sguardo di misericordia che sa riconoscere il bene, che sa riconoscere il bene, sa prenderlo tra le mani, sa portarne la bellezza, sa lasciarne emergere la bellezza. Questo sguardo di misericordia che sa farsi responsabilità, che sa farsi lode prima di tutto, e poi per questo responsabilità. Questo sguardo di misericordia che è tessuto di gratitudine, saper dire grazie, saper dire grazie dentro di noi. Nell'omelia pronunciata da Papa Francesco durante la Santa Messa conclusiva dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia il 27 settembre 2015, ci sono dei passaggi, c'è un passaggio che è molto bello e che a me piace spesso riprendere, perché è di una grande profondità. Il Papa dice che nella famiglia, che la vita della famiglia dimostra come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli gesti. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, dice Gesù, e questo è sicuramente un piccolo gesto, non perderà la sua ricompensa. E il Papa dice: sono gesti minimi che uno impara a casa, gesti di famiglia che si perdono nell'anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso dall'altro. Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di fratello. Sono gesti di tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione presto di chi sa accompagnare nell'alzarsi all'alba. Sono gesti familiari, e la benedizione prima di dormire, e l'abbraccio al ritorno da una lunga giornata di lavoro,
L'amore si esprime in piccole cose, nell'attenzione ai dettagli di ogni giorno, che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa. Questa è la misericordia. Questo è un amore che si fa cura. Queste sono le relazioni che fanno la vita della famiglia. Questa è la misericordia che passa attraverso i piccoli gesti, i gesti di ogni giorno. Cosa c'è di straordinario? Tutto. Ma questa straordinarietà, questa bellezza, è dentro la vita di ogni giorno. È dentro la vita delle nostre famiglie. È dentro la cura di cui le famiglie sono capaci. Quella cura che è sempre da ritrovare come un bene prezioso, e proprio perché prezioso, fragile. Una cura che non può mai essere data per scontata, ma della quale pure sentiamo un enorme bisogno. Quella cura che dà sapore ai giorni. Quella cura che rende belle le giornate, che dà intensità di luce ai momenti speciali, respiro e orizzonte al buio delle fatiche più grandi o delle sofferenze più laceranti. Quando questa cura viene meno o non si lascia avvertire, pesa infinitamente. In un discorso fatto alle famiglie in pellegrinaggio a Roma nell'anno della fede, il Papa dice: pesa non ricevere un sorriso, non essere accolto, pesano certi silenzi. Potremmo dire che pesa anche la solitudine, che viene avvertita come strappo, come assenza. Tutte le fatiche che l'esistenza riserva non sono mai pari al peso che comporta l'avvizzirsi o il veder meno della cura nella vita della famiglia, mentre invece tutte le difficoltà, anche quelle insormontabili, possono essere affrontate a partire dalla forza che è propria della famiglia e che è appunto nella sua capacità di amare. E lo sanno bene le famiglie che fanno fronte unite e con dignità alla prova della perdita del lavoro e di condizioni economiche precarie, quelle che accolgono e custodiscono come dono prezioso la presenza di figli con bisogni speciali, quelle che assistono genitori o parenti non più autosufficienti, sapendo gioire di ogni frammento di condivisione. Lo sanno quelle che sopportano la distanza, quelle che vivono la lacerazione di un lutto precoce, quelle che sperimentano la devastazione e la forza distruttrice della violenza. La cura di cui le famiglie sono capaci permette di reggere fragilità che diversamente non sarebbero sostenibili e di rendere fecondo anche un terreno impervio o addirittura inospitale. È una cura che è cura della vita e dei suoi giorni, è cura delle relazioni e attraverso questa è cura del mondo. Perché le relazioni che si vivono nella famiglia, quando sono improntate alla cura, quando sono vissute in quella profezia della tenerezza di cui la famiglia è capace, di cui la famiglia è il luogo, diventano principio di vita, si espandono, si dilatano, perché la cura che si impara in famiglia diventa uno stile, un modo di essere che si trasmette ovunque, che poi si testimonia ovunque. La cura che si vive in famiglia diventa un modo di affrontare la vita, è chiamata ad essere tale, anche perché la famiglia, i legami familiari sono di fondamentale importanza, ma non costituiscono un assoluto, non sono il tutto, perché appunto sono il segno, sono l'esperienza concreta, concretissima della comunione alla quale siamo chiamati e della comunione che desideriamo appunto come verità, come realizzazione piena della nostra umanità, ma una comunione che coinvolge tutto il genere umano. La verità e il compimento della nostra umanità è una comunione che cresce, che si dilata. Ciò a cui siamo chiamati è la fraternità universale. E questo è il senso profondo della vita umana.
una vita che si costruisce appunto nella ricerca della fraternità che si espande, di un'unità che cresce, di una comunione che si dilata. Per questo la famiglia non può essere mai pensata come qualcosa, come un nucleo, come una realtà incantata, no? Come una sorta di luogo incantato, di luogo di protezione in cui star bene, in cui sentirsi al caldo e protetti, mentre tutto il resto intorno a noi va a rotoli. La famiglia è forza sociale, la famiglia è motore del mondo e della storia, perché la famiglia trasforma il mondo, la famiglia porta avanti la storia per questa forza di comunione, per questa forza di relazione appunto che le appartiene e che è destinata ad espandersi, che è destinata a fecondare, a trasformare dal di dentro le realtà di vita in cui siamo implicati a diverso livello e in diverso modo. Io penso che abbiamo raggiunto il limite, e anche se ci sono ancora tante cose che andrebbero dette, però forse è più bello come siamo partiti dal porci in ascolto della vostra domanda, delle cose che voi avete chiesto. Allora è più bello forse che lasciamo spazio al dialogo, così si può riprendere e ampliare, soprattutto magari essere più direttamente rispondenti alle perplessità o alle domande che voi vi portate dentro in qualche modo. Grazie intanto per l'ascolto. Mentre vi preparate per qualche domanda, vi ricordo che in fondo dopo ci sono eventualmente sia il libro scritto e curato da Pina, La felicità della verdura, che ci ha detto anche un passaggio, Essere famiglia oggi, poi Famiglia con le parole di Francesco, poi c'è l'introduzione appunto di Franco e di Pina, sempre sul fondo, il libro di Franco Miano, Legami di vita buona, educare alla corresponsabilità. Penso sia un ottimo esercizio per la nostra Chiesa. C'è qualcuno che intanto vuole farsi avanti volentieri a qualche domanda, che magari qualche spiegazione, qualche chiarimento, qualche curiosità? All'inizio rimane un po' perplesso, no? Poi è andata a parlare e
comincia a capire che invece queste famiglie, poi queste persone subiscono, ecco, delle, dico, delle violenze nel senso fisico, ma delle violenze nel senso sociale, ecco, insomma, c'è, cioè, la difficoltà di stare insieme, eccetera. E quindi il racconto che ho ricevuto, no, da questa persona è che anche lì si può vedere il Signore, insomma, ecco, mi è sembrato questo un po' il messaggio che Papa Francesco mi ha trasmesso in questo periodo e che sono riuscito a tradurre attraverso questa esperienza. Prego, qualcuno che faccia una domanda? Se vieni avanti, poi... Ciao, io mi chiamo Daniele, Daniele, buonasera. Sono un po' emozionato. Vabbè, intanto vi ringrazio per la vostra riflessione, la vostra testimonianza. Vi volevo chiedere quanto secondo voi è importante la preghiera insieme nella famiglia, perché mi immagino, soprattutto dalle parole di Pina, mi immagino questa attenzione, questi gesti di cura come anche il motto, diciamo, della vita interiore del singolo nei confronti si concretizzano verso l'altra persona. Però invece vorrei chiedervi appunto quanto secondo voi è importante curare una vita interiore anche direttamente, cioè sì, una vita interiore messa insieme davanti al Signore, davanti a Dio. Quindi quanto è importante la preghiera insieme nella vita familiare e come poterla concretizzare, realizzare, diciamo, senza incorrere nel pericolo che diventi vuota o una routine, che invece credo nelle nostre vite spesso frenetiche si corra, ecco. Grazie. E intanto ringrazio Pina perché ci ha richiamato a quell'idea che noi spesso, noi adulti, trasmettiamo nella famiglia, solo l'idea della fatica e della pesantezza. Questa credo che sia una verità inconfutabile anche nelle nostre situazioni e penso che questo come adulti ce lo dovremmo ricordare un po' spesso, di fare invece emergere la bellezza che effettivamente c'è. Penso che lo dobbiamo ai giovani, perché altrimenti già se ne sposano pochi e effettivamente l'idea che trasmettiamo non vogliamo, ecco, diventare adulti così brontoloni. E l'altra cosa, la cosa invece che vorrei chiedere, quando parlava Franco, diceva giustamente che le famiglie spesso sono, o quasi sempre, sono oggetto dell'evangelizzazione e non soggetto, e che non basta pensare alle iniziative per la famiglia, ma bisogna che le famiglie stesse si facciano promotrici. Effettivamente questa è una difficoltà che abbiamo anche come azione cattolica, anche come parrocchia, normalmente si pensano a delle iniziative per le famiglie, e anche noi facciamo una bella fatica invece a invertire un po' questa visione. Mi chiedevo sempre, in base alla mia esperienza, sia del sinodo, sia anche di come ci avete raccontato che state girando l'Italia, se così avete qualche suggerimento in modo che anche per noi sia un po' più facile cambiare un po' questo sguardo. Qualcun altro? Mi alzo così. Ciao, io sono Andrea, grazie per il vostro intervento. Vi faccio questa domanda. Vi chiedo, per una coppia giovane che vuole diventare famiglia, come partire con il piede giusto? Tradotto anche, seguendo un po' le parole di Franco, come vedersi soggetto di quella responsabilità? Magari da membri di famiglia, che magari non si è, come dire, responsabili della famiglia, è più difficile vedersi così, come il passaggio. Questo lo chiedo un po' da fidanzato, un po' anche da responsabile dei giovani. Pensando al discorso dell'attitudine dell'ascolto che diceva prima, pensando al discorso della responsabilità, pensando al discorso di una famiglia che è proprio un miracolo, ed è vero, grazie di averselo ricordato,
penso, tante volte le situazioni che trovo quando sono a messa, e finita la messa poi io saluto, mi fermo a parlare con quelli che conosco, ma mi dimentico sempre di tutti gli altri che non conosco e che casomai vengono nella nostra comunità, arrivano nella nostra comunità. Allora pensavo proprio a quella comunità, come accennavi, che mi ha colpito tantissimo, perché alla fine abbiamo anche la responsabilità di essere annuncio anche quelli che ci stanno vicino. Il Signore in tutte le esperienze della vita.
delicatezza, come diceva lei prima, in quelle che portano al perdono. Il tema del perdono in famiglia è uno dei temi più importanti che era sotteso a questo discorso di misericordia e famiglia. Poi appunto sono veramente tante di queste questioni che si sarebbero potute affrontare, no? Il tema del perdono è un tema fondamentale, perché è proprio quello di fronte a cui si bloccano tante situazioni. Riuscire a perdonare è la cosa più difficile. E così via. Voglio dire, partire da quel bene che c'è, e questo però non lo si può fare come con una formula uguale per tutti. E questo è molto impegnativo per i parroci, per i presbiteri in genere e per le comunità. Perché noi vorremmo avere la formula pronta. La formula pronta con la quale stabilire A, B, C, D. A volte siamo veramente matematici nella vita della Chiesa, geometrici, come possiamo dire, perché vogliamo stabilire tutto. Certamente determinate regole sono importanti, ci mancherebbe altro, però voglio dire, qui c'è la sporgenza della vita che dobbiamo accompagnare, non giustificare, ma accompagnare, provocare, integrare, accogliere. E quindi questo ci richiede un lavoro ulteriore, che è quello di saper dire ad ognuno la parola giusta. E questa cosa è molto impegnativa, e allora provoca a volte, ed è la reazione pure che a volte si ha in alcuni sacerdoti, provoca a volte una difficoltà, perché come si fa a dire la parola giusta ad ognuno? Certe volte ad alcuni sembra di allora come se concedessimo un privilegio, e allora ci teniamo alla regola generale, ma le regole generali sono sette. Le regole generali sono molto problematiche, perché veramente la varietà della vita ormai ci provoca ad un percorso personalizzante. Ci sono situazioni apparentemente uguali, ma in realtà poi diverse l'una dall'altra, e in questo dovrebbe crescere il ruolo delle famiglie. Voglio dire, molte volte la Chiesa si accontenta di che cosa? Il corso di preparazione al matrimonio, fatto in modo formale, 10 incontri, 15 incontri, 3, 4, lo sconto e via. Si è detto moltissimo al Sinodo che il corso di preparazione al matrimonio non ha senso se non nel quadro di un itinerario di fede, perché come il matrimonio cristiano ha senso come il punto d'approdo di un itinerario di fede insieme. Il corso è già una terminologia che deve essere modificata, questa, no? E in questo però è importantissimo la collaborazione delle famiglie. E poi alcune iniziative per le famiglie, festa della Sacra Famiglia, qualche altra iniziativa del genere, appunto, in cui le famiglie passivamente sono più o meno l'oggetto delle nostre cure. Qualche corso, qualche iniziativa per fidanzati, un po' più a monte, però non più di questi. In realtà bisognerebbe riuscire a far sì che le famiglie cristiane, dove però cristiane non vuol dire perfette, questo è il punto, si mettessero di più a disposizione, riscoprendo la gioia dell'annuncio del Vangelo e la gioia di un racconto bello della propria vita. E questo vuol dire, diciamo, modificare l'assetto stesso di una comunità, non tanto in termini di iniziative, che non necessariamente devono essere di più, ma in termini anche di quella capacità di accoglienza e solidarietà tra le famiglie, per esempio, dove la solidarietà naturalmente non è solo quella economica, che pure ci vuole, però che è anche la più facile, ma è quella solidarietà effettiva di chi sa accorgersi dell'altro, sapersi accorgere della vita della famiglia che mi sta accanto, sapersi accorgersi dell'altro. Cioè, questo esercizio di conversione da parte nostra è un esercizio importantissimo per l'evangelizzazione. In questo accorgersi dell'altro vuol dire scoprire la presenza del Signore nella vita delle famiglie che ci sono a fianco.
oltre che della nostra famiglia. E diciamo, riuscire a pensare che comunque l'insistenza sul bene che c'è, come diceva Pina prima, non è una forma buonista, perché una delle difficoltà che molte volte si coglie anche nelle nostre comunità è quasi questa paura ad aprirsi, quasi come se il Papa si spingesse troppo avanti. Ma anche l'esperienza del Sinodo ci ha dimostrato che non sono stati messi in discussione, non è stato messo in discussione niente dei valori fondamentali che riguardano il matrimonio e la famiglia, non è stato messo in discussione nulla. È stato solo tentato, ed è la cosa più faticosa, di insistere su un cambiamento profondo di mentalità. Una conversione dello sguardo, che è una conversione del cuore, accorgerci di chi ci sta a fianco, pensare che il Signore passa nelle vite di chi ci sta a fianco. Ed è un invito alle famiglie a raccontare il bene. Io prenderei in esame la domanda di Daniele, prima di tutto, quella relativa alla preghiera. Insieme nella vita della famiglia, che diceva Daniele non deve diventare una routine. Allora, vi porto la nostra esperienza con molta semplicità, in maniera molto fraterna. E quando ci siamo sposati, anche nei primi anni di matrimonio, uno sentiva spesso dire appunto della famiglia, della preghiera in famiglia, della necessità di pregare insieme come coniugi. Allora noi abbiamo avuto sempre dei momenti anche di preghiera insieme, la preparazione al matrimonio, anche quando sono nati i figli, sempre dei momenti di esercizi spirituali, comunque momenti più intensi di preghiera per prepararsi anche agli eventi più significativi, insomma. Però proprio questa cosa di pregare proprio tutti i giorni insieme non riuscivamo a farla sempre, perché la vita era complicata, insomma, le difficoltà non è che erano facili da gestire, c'erano le corse quotidiane, poi c'erano i genitori anziani da assistere, poi i bambini piccoli, e tutto contemporaneamente, poi il lavoro, e quasi ci sembrava un po' di sentirci in colpa anche per questa cosa, no? Poi invece abbiamo scoperto che il pregare insieme è qualcosa di molto più profondo, e che la preghiera nella vita della famiglia non deve identificarsi, non deve essere incapsulata in forme, in modi rigidamente determinati, e che tra l'altro devono essere sempre uguali. Perché certe volte ci sono stati dei periodi in cui non riusciamo addirittura andare a messa insieme, altro che andare a fare la comunione mano nella mano o per cose di questo genere. Belle magari per chi ci riesce, però insomma non era una cosa che riusciamo a fare noi sicuramente, perché appunto c'erano tante esigenze di vita familiare che impedivano questo. Ecco, la preghiera insieme nella vita della famiglia è fondamentale. Ma questa preghiera passa attraverso forme, modi, che non possono essere definiti e determinati in maniera rigida, e che non sono sempre uguali nelle diverse stagioni della vita di una famiglia. C'è stato un periodo in cui, per esempio, pregavamo la mattina, prima di andare a scuola, si faceva colazione insieme con i bambini, e si leggeva un brano del Vangelo. Una preghiera semplice, fatta insieme. Poi non è stato più possibile, andando avanti nel tempo non si poteva più fare questo. Allora adesso, per esempio, io ogni tanto mando ai figli che sono lontani, celebrando le lodi la mattina, un passo di un salmo o una lettura breve, una frase che
che mi colpisce, che penso sia come una consegna, come un messaggio, la parola del Signore detta a me, che trasmetto a loro, che comunico a loro, come parola che illumina la vita, con amore di mamma. E lo faccio e lo mando, WhatsApp. Ecco. Non stiamo intorno a un tavolo a pregare, però è una preghiera che si trasmette, anche questa. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quello che conta è, come dice il Papa, pregare gli uni per gli altri e portare davanti al Signore gli uni gli altri ed essere davanti al Signore gli uni con gli altri. Questo è quello che conta. E questo non si misura dalla quantità di tempo che si passa, che si trascorre pregando insieme o dall'età, non si identifica con determinate forme, è un atteggiamento del cuore che appunto chiede di esprimersi in forme diverse, con modalità diverse, seguendo il corso della vita, seguendo il divenire della vita della famiglia. Ma è proprio questa la bellezza, questa elasticità, questa duttilità, questa capacità di cercare sempre forme nuove, vie nuove, tenendo ferma, tenendo salda la sostanza, tenendo fermo e saldo quello che conta. E quello che conta è lasciare che la tenerezza del Signore colmi le nostre giornate. Questo è quello che conta. Così rispondo anche ad Andrea quando diceva come partire con il piede giusto per vivere la corresponsabilità. Lasciare che la tenerezza del Signore colmi la nostra vita, che sia questa tenerezza ad avvolgerci, che sia questa tenerezza a condurci, e lasciare e portare in questa tenerezza le fatiche, le ansie, i momenti in cui non sappiamo che cosa fare, non sappiamo che cosa è bene fare, ma anche i momenti di commozione, i momenti di gioia, di allegria, i sorrisi. È tutto questo che va portato nel cuore di Dio, che va continuamente messo nel cuore di Dio. Questo vuol dire pregare gli uni per gli altri. E quando si prega gli uni per gli altri, la famiglia cresce, salda. E in questa preghiera c'è dentro la vita, deve esserci dentro la vita. E quando diciamo lasciarsi colmare dalla tenerezza del Signore, vuol dire, come diceva pure Franco poco fa, imparare a scorgere nella nostra vita la presenza di questa tenerezza, la presenza forte e profonda di questa tenerezza. Quello che sperimentiamo nella nostra vita di famiglia è proprio questo. Cioè sperimentiamo il fatto che nel tenerci per mano, le nostre mani sono tenute dalla mano del Signore, che è Lui la presenza forte, salda, che rende vera, che rende possibile, che rende sempre di nuovo possibile quella magnifica avventura che è appunto il costruirsi della vita di una famiglia. La tenerezza del Signore, che si impara a scorgere anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, anche e soprattutto nei momenti di sofferenza. Nei momenti di sofferenza che si impara a portare insieme, quei momenti che si imparano a portare insieme, a condividere appunto, proprio a partire dall'avvertire questa forza più grande, questo amore più grande che ci sorregge, che ci porta avanti. Non è sempre facile, ma è quello che cogliamo e che avvertiamo se riusciamo appunto a guardarci indietro in qualche modo, no? A fare un passo indietro e a guardare a quello che abbiamo vissuto, alla storia della nostra famiglia. Quante volte capita di dire non è forza mia, no? Un'espressione che dalle nostre parti si usa molto, per dire che veramente quello che abbiamo vissuto è nostro, è profondamente nostro, ci siamo dentro fino in fondo, e sangue è costruito con sangue e sudore, potremmo dire, no? Perché è conquista, è fatica, però nell'essere profondamente nostro non è nostro, è qualcosa che ci supera, è qualcosa che ci è dato, è qualcosa di cui dobbiamo saper dire grazie. Il Papa dice un'altra cosa molto bella, che a me piace sempre richiamare, e che si lega strettamente a questo saper pregare gli uni per gli altri.
che poi è capacità di vita interiore, è capacità di portare dentro di sé la vita e di portarla dentro di sé in maniera vera. Il Papa dice che nella famiglia bisogna non perdere la capacità di sognare. E il sogno lui lo lega strettamente alla preghiera. E infatti nel discorso tenuto a Manila, all'incontro delle famiglie a Manila, diceva addirittura che nella famiglia l'esame di coscienza bisognerebbe farlo sulla capacità di sognare. Non perdete la capacità di sognare. Quante difficoltà si potrebbero affrontare diversamente se nella famiglia si lasciasse spazio a questa capacità di sognare. E la capacità di sognare non è il fantasticare, non è l'illusione, non è l'immaginare la famiglia del mulino bianco o l'amore da bacio da cugina, e non è neppure l'inseguire questo o quell'immagine trasmessa dal telefilm di moda. Sognare vuol dire portare dentro di sé la vita, sognare vuol dire portare dentro di sé l'altro. Sognare l'altro. Il Papa dice che bisogna che il marito sogni la moglie, che la madre sogni il figlio. E noi, se ci riflettiamo, sappiamo cosa significa questo. E il sogno ha il sapore delle cose buone. Questo sognare l'altro e gustare la bellezza, e avvertire la bellezza che c'è nell'altro, la bellezza che l'altro è. E saper sperare, saper guardare avanti, saper vedere il bene che c'è e di quello fidarsi e su quello affidare, su quello in qualche modo costruire tutto il resto. E questo bene, il bene che c'è nell'altro, il bene che è dall'altro, quel bene per cui saper dire grazie, è dono di Dio. Il sogno ora della famiglia è il saper riconoscere l'azione di Dio, la presenza di Dio, la tenerezza di Dio nella nostra vita, e il saper fidarsi di questa tenerezza, sapersi fidare fino in fondo di Dio, lasciandosi condurre da Lui. Infatti il Papa, parlando del sogno della famiglia, ricordava sempre in questo discorso la figura di Giuseppe. Nella scrittura la volontà di Dio è sempre rivelata nel sogno. Questo perché molto spesso è rivelata nel sogno, perché ci supera e perché appunto bisogna sapersi fidare. Le cose belle e grandi non accadono quando noi ci diamo disperatamente da fare, ma quando noi sappiamo fidarci dell'altro. E la vera corresponsabilità è esattamente questa. Non sta nel fare qualcosa per l'altro, ma nel fidarsi di, nel saper vedere il bene che c'è e appunto partendo da lì costruire qualcosa di più grande, qualcosa che ci supera, qualcosa da cui lasciarsi condurre in qualche modo. Partendo da lì, seguire il sogno di Dio in cui trova possibilità di verità il nostro più profondo sognare, i nostri sogni più grandi. Quindi pregare e sognare sono in qualche modo la stessa cosa, perché pregare e sognare fanno spostare l'asse dell'attenzione da noi a Dio, da noi all'altro. E pregare e sognare ci fanno recuperare quel senso della meraviglia, quel senso dello stupore, senza di cui la vita non si dà, senza di cui la vita di famiglia non si dà, senza di cui la misericordia come legge dell'umano, come verità dell'uomo, come nome dell'uomo, non si dà. Vi ringraziamo per essere intervenuti, vi invitiamo a riflettere a casa le cose che sono state dette. Probabilmente a livello di Susanna ve la consegniamo una traccia, possiamo guardare nei prossimi giorni, aiutare le parrocchie a riflettere, a fare una riflessione su queste cose. Direi che vi invito, ecco, visto che vedo anche molti responsabili magari di gruppi famiglie o comunque di adulti, a riflettere su questo tema qui, non andando magari a leggere solo la relazione, comunque quello che verrà fuori da quello che ci dirà il Papa, anche nelle
indicazioni che ci sono state date, direi la cura, direi il dialogo, l'intessere le relazioni, non solo per la nostra famiglia, per la nostra parrocchia, ma proprio per la nostra diocesi, avere uno stile di accompagnamento delle persone che vengono nelle nostre comunità o che incontriamo nella scuola, in altri luoghi. Grazie ancora a tutti, grazie a Franco e a tutti.